Tutto inizia da una storia vera, la strana fine di Ottavio Bottecchia, asso del pedale dell'inizio del secolo scorso, primo italiano a vincere il Tour de France. Bottecchia viene ucciso, viene trovato non morto ma agonizzante sul ciglio di una strada e persone diverse si autoaccusano dell'omicidio adducendo motivi diversi. Questo è l'elemento, questa singolarità, è l'elemento che io conservo nel romanzo che poi parla di un altro personaggio. Mario Pietrantoni condivide con Bottecchia la giovane morte e la passione per la bicicletta. Tutto il resto lo fa l'inventiva e la scrittura dell'esordiente Enrica Belli. Mario è un ragazzo che cerca un riscatto, ha voglia di fuggire, ha un carattere che lo porta a voler essere qualcosa di diverso rispetto al mondo che si sente attorno e ecco, la bicicletta diventa la sua arma. Arriva la bicicletta in casa Pietrantoni e sarà l'inizio della fine di una famiglia che altro destino non pensava di avere se non quello legato alla terra. E per qualcuno significa un tradimento, cioè perché non andiamo bene noi come siamo, che cos'è che ti manca? Per qualcuno magari quel mondo contadino è tutto quello che c'è ed è tutto quello che c'è di bello, è tutto quello che ci si può e ci si deve aspettare dalla vita. Per capire la famiglia di Mario occorre guardare a nonna Antonia, la matriarca, anima di una piccola tribù, senza di lei destinata a perdersi. Io mi immagino questa donna in qualche modo come piena di una saggezza spirituale. A un certo punto, quando Mario inizia a dire che lui desidera correre in bicicletta, lei gli dice: attento, perché devi saper scegliere i desideri, e i desideri si scelgono pregando, devi pregare, perché non tutto ciò che vuoi è effettivamente il bene. Ci sono dei desideri che sono desideri piccoli che ti mangiano l'anima. Questo romanzo è anche un giallo. Chi ha ucciso Mario Pietrantoni? È la domanda che ossessiona il primo interessato, forse il più interessato, il commissario Gregorio Linguiti. È una personalità sicuramente sfaccettata, però io lo immagino come un uomo, insomma, di grande carattere, di grande sostanza. Questo commissario, che pure ha dei nodi irrisolti, come quello della paternità, con cui deve fare i conti, con cui fa i conti continuamente anche nel corso dell'indagine, però è un uomo che riesce a distinguere dove sono le cose essenziali della vita e dove no. A Gregorio, napoletano, pesano come a Mario, che pure c'era nato, i giorni in quella terra in cui non si riconosce. Una parentesi geografica, per usare le parole dell'autrice. Parlo di parentesi geografica perché effettivamente a me sembra, è sempre sembrato, che ci fosse come una sospensione della storia da quelle parti. Cioè come se le cose accadessero e non accadessero. E anche la grande storia vi arrivasse in qualche modo rarefatta.